Questo programma è offerto da... Amici di Passion for Motorsport, che straordinaria puntata che ci aspetta. Questa settimana vi parleremo di passione pura, trasmettendovi le finali mondiali Ferrari che sono andate in scena in quel di Monza. Sempre nel secondo blocco vi parleremo ancora del Tempio della Velocità, perché tanto spazio sarà dedicato ai Monza Track Day. Abbiamo degli ospiti sensazionali. Però non può mancare lei, vestita di rosso passione, rosso Ferrari, è con noi. Chiara Giuffrida, ciao Chiara! Buonasera a tutti e ciao Ricky! Come Questa stai? Sera? Benissimo, grazie. Outfit scelto ad hoc per il tema della nostra puntata. Le finali mondiali Ferrari, appunto, dove oggi verranno raccontate da super ospiti, come vi dicevo. In primis vi vado a presentare e dare un bel ritrovato all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia a chi... il weekend di Monza veramente l'ha fatto da padrone. È con noi David Fumanelli. Ciao David. Ciao Ricky, buonasera. E poi ancora abbiamo Andrea Zadra, team principal Rosso Corsa Racing. Eccolo qui. Buonasera a tutti, ciao. Al suo fianco Marco Privitera di Live GP, che in quel di Monza col suo portale ha seguito l'evento del cavallino rampante. Ciao Marco. Ciao Riccardo, ciao Chiara, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Davide, io inizio a farti qualche domanda, ma prima di andare a vedere come sono andate le cose in pista, vuoi raccontarci il perché della tua partecipazione con il team Rosso Corsa? Sì, beh, io con Rosso Corsa collaboro già da 2 anni in veste di coach e quest'anno ho visto la gara di casa a Monza per Rosso Corsa, che comunque è presente sul territorio nazionale, ma in particolare in quello lombardo. Abbiamo deciso di unire le forze per partecipare nella categoria pro e tentare l'assalto alla finale mondiale. Ringrazio il main sponsor ovviamente dell'evento, Old Well West, che tra l'altro ha fatto una livrea che a me piace molto, un po' stravagante ma molto bella sulla macchina, e Carvico, che ci ha permesso di essere al via delle finali. Ecco Marco, delle strepitose gare in quel di Monza, oltre 150 vetture al via. Prima di andare a vedere appunto come sono andate le cose in quel del Tempio della Velocità, vogliamo dire anche un po' cosa c'era nel contorno del paddock Brianzolo? Certo, infatti non soltanto attività in pista ma anche nel paddock, con oltre 30.000 persone presenti nella giornata conclusiva, la passione rossa che esplosa in tutto il proprio entusiasmo, con tante sfilate e rappresentazioni all'interno del circuito Brianzolo, le premiazioni, la serata di gala nell'hangar Bicocca e poi non dimentichiamoci anche la presenza delle vetture di Formula 1 con l'esibizione delle F60 affidate a Marc Genet e agli altri piloti del cavallino come Giancarlo Fisichella, Bertolini e Rigon, che hanno davvero deliziato i tifosi della Rossa. Che bello, che bello, che bello, che bello. Andrea, per un'azienda come Rosso Corsa, quanto sono importanti le finali mondiali Ferrari? Sono importantissime le finali mondiali perché rappresentano un evento che racchiude tutto il mondo del cavallino rampante. Quest'anno, in particolar modo, essendo Monza praticamente casa nostra, è stato ancora più importante. Ritroviamo sì le competizioni, ma anche il mondo delle vetture stradali e dei collezionisti con le vetture storiche, e racchiude un pochettino tutto quello che è il nostro mondo in un evento unico. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Pensa Chiara che a Monza sono accorse ben 30.000 persone, quindi un vero e proprio successo. David, ma adesso noi vogliamo salire a bordo di una Ferrari anche noi. Ci fai fare un giro? Volentieri. Accanto a te e volentieri. Ce lo racconti naturalmente. Se la regia è pronta, io farei partire le immagini di un board, di un onboard di David Fumanelli in quel di Monza. Sì, allora, si arriva in fondo rettilineo quasi a 300, frenatona per la prima variante, seconda marcia,
e molto importante curare sempre le uscite nei rettilinei. Qua ci si lancia nel curvone che col challenge si affronta in pieno a 260-270 e ci si prepara poi per la prossima staccata prima della variante Roggia. Anche qua si arriva in settima, ai 150 metri staccata molto intensa, terza marcia, qua molto importante prendere il ritmo per il taglio dei cordoli che può fare la differenza in una qualifica molto tirata come è stata questo weekend. Un po' di sovrasterzo in uscita, una correzione. Poi si affronta l'ESMO 1 e l'ESMO 2 per il secondo settore, che sono il tratto più guidato di Monza, quello meno stop and go. Si sfrutta bene tutta la pista fino alla fine, tra l'altro hanno cambiato anche i cordoli a Monza, quindi adesso si riesce ad osare anche un po' di più in uscita, arrivare proprio al limite della pista fino alla ghiaia. E qua nel rettilineo che va giù alla Scari il serraglio. Qua poi avevo avuto una macchina davanti che mi ha leggermente poi dato fastidio nell'ultimo settore. Ascari, una delle curve più famose di Monza, velocità minime molto molto alte, anche qua si taglia molto bene il primo cordolo e poi si fa tutto in accelerazione in uscita. Butti dentro anche la quinta. Esatto, sì, quinta e mezzo, in uscita prendo la scia della macchina davanti per cercare di guadagnare qualche centesimo. Fanno tanto le scie a Monza, David. Esatto, sì, nel GT non si sentono magari tantissimo, però ovviamente magari sono quei centesimi preziosi che ti fanno guadagnare qualche posizione in qualifica. La staccatona ai 100 metri, forse anche più sotto. Esatto, sì, 100 metri più o meno per la parabolica, una piccola correzione, poi di quinta l'uscita, pronto a far scorrere bene la macchina verso l'esterno e via verso la bandiera. E via verso un 1.49.3, esatto. Che è un tempone. Chiara. Davide è stato super esaustivo, ma a questo punto vorrei chiedere ad Andrea qualche dettaglio tecnico su questa vettura. Questa vettura, la 488 Challenge, ha come cuore pulsante un V8 biturbo da ben 670 cavalli, che unitamente a un'aerodinamica molto sofisticata e i freni in carboceramica la pongono sicuramente al vertice delle categorie. Di cosa si occupa esattamente Rosso Corsa, Andrea? Allora, Rosso Corsa è concessionaria Maserati e soprattutto Ferrari per Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Io seguo Rosso Corsa Racing, che è il ramo di azienda che si occupa di tutto quelle che sono le attività in pista. Attività in pista che vanno dai track days, per chi vuole diventare pilota Ferrari per un giorno, alle attività corporate, quindi incentive aziendali, team building e attività comunque dedicate al mondo azienda, fino ad arrivare alla parte più affascinante, che è quella delle competizioni vere e proprie. Noi corriamo nel Ferrari Challenge sia negli Stati Uniti e sia soprattutto in Europa, come abbiamo visto adesso qua a Monza. Perfetto. Marco, a livello di immagine e mediatico, quanto colpisce il marchio Ferrari? Voi di LevGP, chiaramente, parlando di questo, lo sapete bene. Assolutamente, noi eravamo presenti a Monza con il nostro inviato Luca Colombo, che ha potuto testimoniare il grandissimo entusiasmo dei Ferrari Club presenti in questa circostanza nel Tempio della Velocità e nonostante l'assenza dei due piloti titolari, ovvero Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che si stavano preparando per la trasferta in Brasile, l'entusiasmo è stato davvero incredibile anche in queste circostanze. Come già anticipato, ad essere super protagonista in queste finali mondiali Ferrari, in quel di Monza, ci ha pensato il pilota di casa, perché vive a forse un chilometro e mezzo dall'entrata, esatto. Il nostro David Fumanelli, che dopo aver vinto gara 2 dell'Europeo, la domenica è arrivato secondo, quindi vice campione mondiali di queste finali mondiali Ferrari, che non hanno sicuramente lasciato spazio alla noia, David. Vittoria sfumata. Esatto, sì, è stato un weekend molto concitato per via anche delle condizioni meteo che cambiavano in continuazione e ci siamo affermati in gara 2 dell'Europeo sabato con una bella vittoria sulla pista bagnata. Ovviamente l'obiettivo poi era cercare di ripeterci nelle finali mondiali e le cose si erano messe bene al via quando ero riuscito a sorpassare all'esterno della prima variante il Pullman. Poi però c'è stato un contatto con lui che ha danneggiato l'elettronica della macchina, quindi ho dovuto poi affrontare tutto il resto della gara senza traction, ABS e controlli di stabilità, che aiuta molto la macchina soprattutto in fase di frenata e scalata, e quindi non siamo riusciti a esprimere il nostro passo e ho fatto una dura e bella battaglia con Nielsen, che purtroppo a due giri alla fine è riuscito a avere la meglio, però penso che a casa si siano divertiti a sicuramente guardare la gara.
Andrea, un breve bilancio sul weekend monzese e su questa finale che vi ha visti appunto schierati con 19 vetture. Una finale sfumata per un soffio, abbiamo detto. Ci avete portato il concessionario in pista. Direttamente 19 in pista. Vetture, tantissime, complimenti. Infatti il primo pensiero e ringraziamento va alle oltre 100 persone dello staff che hanno fatto sì che questo potesse succedere, hanno fatto sì che potessimo essere protagonisti nel paddock di queste finali. Ringrazio anche tutti i piloti che hanno corso per noi, in primis partendo diciamo dalle categorie più diciamo meno professionali, quindi Aghi che ha fatto un bellissimo secondo posto nella finale mondiale, salendo poi alla categoria Pro-Am Tommaso Rocca, che è sempre un pilota affezionatissimo ai nostri colori e che corre con noi da quasi 10 anni, anzi in realtà da oltre 10 anni, per arrivare a David, che ha fatto una gara straordinaria. E sicuramente quindi il bilancio è molto positivo, abbiamo qua dei trofei, sono stati un po' più bravi di noi o comunque è andata così, sono le gare, poi soprattutto quando è una finale secca, insomma è sempre difficile. David, in quel di Monza, come abbiamo visto, il meteo è stato molto molto bagnato, tant'è vero che tu hai dovuto fare una piccola sosta. Esatto, forzata prima del via, cosa è successo? Nel Challenger si facciano gare sprint, ho dovuto fare un pit stop. No, c'è stato un incidente purtroppo abbastanza serio al via che ha ritardato la partenza, quindi siamo rimasti in macchina per molto tempo e siccome si suda parecchio in macchina mi ero idratato molto prima di entrare, a un certo punto si è fatta sentire davanti a 30.000 persone. Esatto. Che ti hanno fatto la ola, no? Esatto, sì, la cosa divertente è stata che poi è partita una standing ovation, mi sono sentito un po' Vettel al Gran Premio che salutavo la tribuna. Allora Chiara, che bel primo blocco, veramente. Ma non abbiamo finito qui. Non abbiamo finito qui, però noi dobbiamo ringraziare i protagonisti di Monza. Grazie mille a David Fumanelli. Grazie a voi. E ad Andrea di Rosso Corsa Racing. Grazie. Marco invece rimarrà con noi anche per il secondo blocco, dove si parlerà ancora del Tempio della Velocità di Monza, ma in stile Monza Track Day. E ci sono venuti a trovare due super ospiti. Io vi consiglio di non cambiare canale. A tra poco.